Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, io sono Luca e ad oggi ho finalmente finito di sistemare il reparto filtraggio, e cioè sono andato a cercare di togliere tutta tutto il materiale che avevo nella vasca di fitoepurazione, in questo caso dell'apillo di pezzatura grossolana, in modo tale da non bloccare questi due tubi che contengono una conduttura che prima portava l'acqua nelle varie cascatelle. Ma dato che ho notato un'eccessiva perdita d'acqua, ho deciso di andare a togliere questa vasca qui, la toglierò. E per ora, per rimettere da qualche parte tutto il materiale, tutto inerte che avevo, sono andato a realizzare queste piccole cascatelle che al loro interno contengono delle piante, oggi, perché oggi ho finito di sistemare il tutto. E praticamente questa conduttura arriva direttamente dai filtri sopra, il filtro biologico, scusate, il filtro meccanico e il filtro biologico, che con un'uscita a 110 porta l'acqua in una T, con altre a loro volta un'uscita e un'altra uscita da 50, quindi un'uscita da 50 va direttamente al laghetto e un'uscita da 50 va in queste cascatelle che ho riempito con l'inerte per realizzare una delle piccole vaschette di fitodepurazione. Molti mi diranno che sarà poi difficile andarla a pulire, invece secondo me sarà molto più semplice in questo modo, perché andrò proprio ogni volta che dovrò pulire a togliere direttamente tutta quanta la pianta, andare con la T rivolta verso l'alto a far passare tutto quanto il flusso nella estremità inferiore a tutto quanto la tubazione, e con una tubatura da 110 lo farò sgorgare nel laghetto, mentre potrò pulire tranquillamente anche questi filtri. I prossimi, chiamiamoli filtri perché sono delle vasche fitodepuranti, ma hanno delle funzioni che sono equiparabili a un filtro biologico. Quindi dopo aver riempito di piante queste piccole vaschette, sono andato anche a sistemare piano piano con qualche alberello qua vicino. Ora in questa vasca, vedete, sono completamente pieno di piante da dividere, piccole piantine da andare a mettere da qualche parte. Sicuramente tutto questo materiale lo convoglierò in un'altra vasca, in un altro laghetto in questa zona, magari facendola un pochino più bassa rispetto a questa, che era più di un metro e mezzo, quasi un metro e mezzo insomma. Sicuramente prima della vasca farò una piccola zona di decantazione dell'acqua, in modo tale che da quella zona in poi potrò andare a aspirare anche meglio tutto il deposito che si crea nel fondo, come vedete in questo caso, andando a smuovere piano piano si vede anche l'acqua sporca che si deposita nel fondo di tutte le vasche di fitoepurazione. E niente, praticamente qui sto realizzando un piccolo passaggio per andare nell'altra parte. Questi sono i pesci ad oggi. Dopo tanto tempo acceso il filtro, è stato molto tempo spento, e dopo molti giorni dall'accensione del filtro, vedete, a parte come l'acqua che non è troppo pulita ma neanche troppo sporca, considerando che è stato questo lago con le carpe che mangiavano lo stesso perché la temperatura lo consentiva, senza il filtro per quasi un mese. Ovviamente ho tenuto un areatore per cercare il massimo di togliere anche quel piccolo strato di ghiaccio che si formava la mattina perché era freddo,
e finalmente oggi sono riuscito a completare il tutto, perché da quella vasca, che è la vasca di decantazione, la prima vasca con le pompe, sono andato a rifare tutta la tubazione fino alle cisterne che vedete lì sopra, e ho anche sistemato questa piccola perdita della vasca di fitoepurazione. Vasca di fitoepurazione che sicuramente ha avuto questa perdita, perché all'inizio, appena ho attivato il laghetto, quella praticamente avevo una T anche in questa parte che buttava l'acqua in questa prima vasca, e la T si è tolta, non so il motivo, e l'acqua praticamente per circa fino a dove hanno potuto succhiare l'acqua e le pompe, e che non mi sono accorto, è andata tutta quanta sotto, quindi ha mosso tutta quanta la tubazione, che è anche sotterranea, che è con delle T e curve sotterranee sempre a 110 in quelle zone lì. Poi magari quando andrò a sistemare tutto, quindi levare tutto quanto e ricoprire anche la buca, vi farò vedere come ho realizzato tutto quanto il sistema sotto che mi ha fatto realizzare Andrea di Coisan. È veramente un'ottima scelta in quel modo, soprattutto per pulirlo. Ora la prossima vasca di fitodepurazione sicuramente verrà un pochino più, non così grande e non così profonda, anche perché ci sono anche queste qua che fungono lo stesso da fitodepurazione, però non so in che modo farla. Quindi per oggi è tutto, questa è la condizione del lago ad oggi e dell'acqua. Faccio soprattutto questo filmato per fare la comparazione tra qualche giorno e vedere se l'acqua, se le piante e tutto il sistema fa il suo dovere. Per questo video ti saluto qua, ricordati di iscriverti al canale e spuntare anche la campanellina, mettimi un bel mi piace se il video ti è piaciuto e commentami con qualche tuo idea o consiglio. Io finisco di godermi questo tramonto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!